Tutto cominciò negli anni 70 con l'Apex Corporation e la nascita del Silicon River in Corea del Nord. Già allora le tecnologie coreane erano molto più avanzate di quelle americane. Compravamo da loro merci di ogni tipo, telefoni cellulari, tablet, qualunque cosa. E quando cominciarono a produrre armi, beh, non sapemmo resistere. I nostri conflitti in Medio Oriente si inasprivano giorno dopo giorno. La pace era ormai lontana. Anche dopo quel terribile giorno a Riyadh, continuammo a combattere mentre il nostro paese andava in rovina. E per non perdere, continuammo a comprare dall'Apex. Il dollaro precipitò e il debito con la Corea del Nord si impennò. La disoccupazione schizzò alle stelle e il paese si ritrovò in ginocchio. Il governo dichiarò bancarotta e fu allora che i nordcoreani presero la loro decisione. Ogni dispositivo venduto aveva un sistema di sicurezza. Bastò premere un pulsante per disattivare tutte le nostre armi. Le prime truppe dell'EPC dicevano che ci avrebbero aiutato nella ricostruzione. Ma dopo i primi pacchetti di aiuti, non ci fu altro che brutalità. Ci privarono della libertà e dell'indipendenza. L'America è sotto il controllo dell'EPC. Ma un giorno risorgerà dalle sue ceneri. Tu sei la rivoluzione. Eccoci qua ragazzi, bella a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, siamo su Homefront Revolution. Che dire di questo gioco? Allora, secondo me questo gioco merita di essere comprato al prezzo pieno anche. Gira bene, il gioco è fatto bene, grafica, eccetera, le scritte in qualsiasi parte si riescono a leggere benissimo, senza problemi, rispetto a tanti giochi più seri che non si riescono neanche a leggere le scritte. Qua al minimo riuscite a leggere tutto, anche le scritte sui portoni, guarda, tutto riuscite a leggere. Qua ci sono i depositi con le moto. Raccogliete tutto, prendete la moto, andate. Si possono personalizzare le armi al volo, cambiare il mirino, la canna, il sottocanna, conversione. Cambiare, facciamo la pistolina, mettiamo la pistolina. Oppure vuoi tornare al DSG, al DSG LSMG, R1, torna all'SMG. Poi ci sono i DSG di prossimità, l'esplosivo, le molotov, manomissione, diversivo. Esplosivi, c'è quello da lanciare per esempio. Oppure c'è l'auto RC esplosiva. Siete giù, andate, trovate il nemico, boom, fate esplodere. Bella la gran figata, voi avete bisogno, la ricostruite. Se avete i materiali, lì da parte vi viene indicato. È bello, graficamente è fatto bene, ragazzi, lo ripeto, gira bene. Anche l'effetto pioggia, l'effetto notte, il sound, fatto veramente bene, ragazzi. Ecco qua, un sito di lancio di nebulizzatori pronto. Vediamo, punto critico ragazzi, le altre zone riservate. Vediamo un po' vedere. Ho bisogno che te ne occupi prima che lanci quei maledetti nebulizzatori. Se completate il garage Exco riparava molti dei nostri veicoli in passato, ma dopo la battaglia di Filadelfia è stato convertito in una roccaforte dell'EPC. Riconquistalo. Ragazzi, punti critici, una volta che ne completate 20, prendete il trofeo, perché c'è il trofeo nascosto. Zona critica, risolvi 20 punti critici. Poi vediamo. Attenzione, qui Parrish, abbiamo un punto critico. Un deposito è sotto assedio. Chiunque possa essere d'aiuto, vada là in fretta. Allora, corpo a corpo, via. All'attacco. D'accordo. Ben fatto, Freddy.
Bene, abbiamo un problema. I Nork hanno un sito di lancio di nebulizzatori pronto e lo useranno per gassare le altre zone riservate. Ho bisogno che te ne occupi. Bene, abbiamo un problema. I Nork hanno un sito di lancio di nebulizzatori pronto e lo useranno per gassare le altre zone riservate. Ho bisogno che te ne occupi prima che lanci quei maledetti nebulizzatori. Andiamo qua, apriamo la cassa. Voilà, un po' di dollari, un medikit. Ragazzi, questo era un punto critico, venite qua, fate esplodere le cose qua. Completate 20. È troppo il vostro. Abbiamo un punto critico. Un deposito è sotto. Aeronave in vista. Madonna mia, che casino oggi con questi punti critici. Bello ragazzi, è tutto. Alla prossima. Bella a tutti.